L'esibizionismo è l'antagonista del pudore. Ebbene, io penso che effettivamente stiano così le cose dal mio punto di vista, parlando di uno e dell'altro. Prima di venire al dunque, quindi prima di spiegare la differenza netta che c'è tra proprio l'esibizionismo e il pudore, prima ti spiego che cosa è per l'appunto l'esibizionismo e poi arriverò a spiegarti che cosa è il pudore. Il primo, quindi l'esibizionismo, non è altro che una tecnica comportamentale secondo cui una determinata persona, diciamo così, adora, le piace o gli piace mostrarsi a livello fisico e quindi magari fare anche delle foto di sé che vadano a inquadrare parti che devono di fatto rimanere nascoste proprio perché c'è questa voglia di essere esibizionista. Ovviamente non è una cosa negativa perché ognuno poi è libero ovviamente di fare ciò che vuole, però è comunque una caratteristica che può eventualmente incidere in chi eventualmente guarda ciò in senso negativo. L'esibizionista in genere è una persona anche abbastanza narcisista, scusami, che in qualche modo, che in qualche maniera, diciamo così, ha di sé una considerazione abbastanza buona, anche se io credo che adori un po' troppo, diciamo così, la sua parte estetica, tanto da voler farsi vedere e quindi farsi notare a tutti i costi. Cioè, ad ogni costo, una persona che ha l'esibizionismo vuole, esige il fatto di farsi notare, di farsi vedere, di mostrarsi a terze persone. Per quanto riguarda invece il pudore, è, diciamo così, quella caratteristica presente in una determinata persona, tale per cui quella persona ha rispetto di sé e non vuole mostrare di sé le sue parti nascoste, che devono rimanere come tali. Ecco, tra i due diciamo che preferisco ovviamente il pudore rispetto all'esibizionismo perché il pudore è qualcosa che rispecchia e ha a che fare con il rispetto di una determinata persona. Quindi una persona che ha pudore, secondo me, rispetta se stessa e rispetta in secundis anche le persone che hanno a che fare con lei stessa. Invece l'esibizionismo è una specie di situazione in cui la persona che ha questa caratteristica vuole farsi vedere, vuole farsi notare a tutti i costi. E secondo me, ripeto, che è anche un po' egocentrica. Non è qualcosa di brutto, per carità, l'egocentrismo alla fine può anche diventare un valore aggiunto, può anche essere considerato in maniera positiva e non per forza negativa. Però è pur sempre una sfaccettatura che fa parte, che riguarda un essere umano. Bene, io non ho altro da aggiungere perché altrimenti rischierei di essere noioso, di essere una persona, diciamo così, che va a rompere scatole, quindi non è mia intenzione fare tutto ciò. Però renditi conto che dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, l'esibizionismo deve essere messo sotto controllo perché rischia di espandersi e di arrivare a un livello, chiamiamolo, di non ritorno, perché l'esibizionismo può anche arrivare a un livello di sesso, di rapporti sessuali. In genere però l'esibizionista, che può essere un uomo o una donna, non fa mai atti sessuali, ma si diverte semplicemente limitandosi a pubblicare foto di sé in cui si vede un po' la propria persona, parti intime, per esempio, lato B, lato A, gambe, glutei, seno, eccetera eccetera, ma non si spinge mai per esempio a un rapporto sessuale. Ecco, questa chiaramente è la mia opinione, questa chiaramente è la mia visione della realtà secondo quello che è il mio punto di vista, quindi la mia personale opinione. Grazie, il video termina qua, iscriviti a questo canale di YouTube, commenta, lascia un tuo parere, una tua opinione in base a ciò che ti ho raccontato, che ti ho trasmesso attraverso la mia voce nel video di oggi. Ripeto brevemente, questa che hai ascoltato è la mia visione, la mia opinione. Non ce l'ho contro chi è esibizionista, assolutamente no, perché è un modo di essere, né contro chi ha pudore. Io tra i due però scelgo
nettamente il pudore rispetto all'esibizionismo. Il pudore mi appartiene perché non sono una persona che adora, diciamo così, mostrare le parti mie nascoste, mostrare il mio corpo come mamma mi ha fatto, perché ci vuole anche un po' di rispetto per se stessi e per gli altri. Grazie da Leandro Smelli di Roma è tutto, un saluto e al prossimo video. Grazie.